Ringrazio ovviamente coloro che mi hanno preceduto nel dibattito, nelle relazioni, soprattutto in ultimo al senatore, per non citare tutti, il senatore Picconi, i senatori, il senatore Lusi, per vorrei dire la cosiddetta Lectio Magistralis, insomma, che ha voluto spaziare in campi molto molto diciamo diversi, ma che comunque sono legati, hanno un collante ovviamente forte e stringente tra di loro. Io quello che ho potuto constatare, al di là poi dell'essersi un po' diciamo allontanati, una piccola deviazione dal percorso che ci è stato segnato, e quindi sì, è passato ad un dibattito di natura eminentemente culturale, vorrei dire, quindi perché si sono affrontati tanti temi, tante situazioni, tanti argomenti che vanno dai piani industriali, quindi dall'economia, dalla liberalizzazione di mercato e dalla concorrenza, quindi ecco c'è un po' di acqua, molta acqua diciamo è stata messa per essere il tema all'interno di questo dibattito. È ovvio che però io voglio dare anche atto a chi, adesso indipendentemente, io non ho una visione manichea della politica, non pretendo di fare in fondo per spazi in una situazione così stringente e delicata, per cui da una parte c'è il bene, dall'altra parte magari c'è il male, o chi opera bene o chi opera male. E poi io dico al senatore Lusi, sono d'accordo con lui quando dice che in fondo la politica la fa l'uomo, la fanno gli uomini, la fanno. Quindi se le idee, gli uomini che manifestano le idee sono onesti, io ritengo che tutto poi discende da questo atteggiamento, da questa azione all'interno della politica. E però comunque per arrivare ad oggi a questo percorso che ci ha segnato, io torno sempre al tema, il presidente del CAM, io credo che ci siano stati dei passaggi che comunque non sono stati passaggi scontati, perché se tutto il sistema è saltato, è crollato, ci sono anche delle cause, ci sono delle responsabilità, ci sono delle motivazioni che sono meno forti delle cause, se vogliamo parlare in termini di filosofia. E quindi il sistema è saltato non per colpa del politico necessariamente o della politica, è saltato perché il legislatore in primis ha dato degli indirizzi, parliamo di Gaglio, parliamo poi di tutte le leggi che si sono succedute, ma evidentemente nel corso poi dell'opera evidentemente qualcuno anche deviato da quelli che sono stati gli indirizzi, le programmazioni, le azioni. Quindi è mancato poi, diciamo, una governance di carattere generale del sistema acqua e nel sistema di tutto il territorio, di tutte le implicazioni che c'è al territorio, quindi gli attori che sono politici, che sono istituzionali. E quindi ha fatto bene qualcuno, ovviamente anche per alleviare, forse per attutire l'urto rispetto a questo sistema saltato, magari a introdurre anche un percorso di natura antropologica o sociologica, però comunque il problema di fondo rimane, tant'è che la Regione nel passato, io ritengo abbia fatto bene, quindi chiunque sia stato il governatore dell'epoca, si è citata la legge 37 o come sono state citate altre leggi, che cosa ha fatto? Ha pensato bene che qui c'è qualcosa che non funziona. Quindi per essere molto semplici e semplificativi, c'è qualcosa che non funziona e quindi ha pensato a nominare dei commissari, eppure purtroppo in un sistema democratico a volte sembra che i commissari facciano funzionare meglio le cose, ma non perché le facciano funzionare, per ricondurre ad una logica di rispetto delle regole, perché la democrazia è fatta di rispetto soprattutto delle regole, dell'azione da parte del politico, dell'amministratore, di rispettare le regole all'interno di questo concetto di democrazia, perché se no noi parliamo sempre di democrazia, ma chi è che la deve applicare la democrazia? Chi è che deve cipparsi e vivere della democrazia? Siamo noi, siamo tutti noi. Quindi il sistema in generale è saltato
E allora io ringrazio l'azione del commissario. Io al commissario, sapete che cosa ho detto? Devi essere duro, soprattutto nella valutazione di quelle che sono state le conclusioni dei bilanci e di quant'altro, insomma, della gestione. Ma per quale ragione? Per riportare poi ad una conduzione di record, insomma, accettabili. E infatti se poi, e quindi io cerco di essere breve poi, se poi noi con la finanziaria, l'articolo 36 della finanziaria, abbiamo pensato di prorogare per avere questa gestione in house, per evitare che ancora si scollasse il sistema, abbiamo fatto questo passaggio, ma noi sapevamo che comunque il governo l'avrebbe impugnato sulla legittimità costituzionale, ma noi lo sapevamo. Però sapevamo anche che comunque le leggi di riferimento che ci sono state a settembre, poi pubblicate ad ottobre, quelle nazionali, non hanno consentito nemmeno, diciamo, di entrare dentro questo passaggio. E quindi l'abbiamo fatto scientemente, coscientemente, quindi ci siamo messi in conflittualità con il governo per dire comunque al governo, guardate, che le leggi che voi di riferimento che voi avete fatto sono leggi che ormai non ci danno più il tempo, non danno più l'ossigeno agli enti gestori di poter rimanere in house. Questo era il concetto della cosa. E quindi, ovviamente nel frattempo noi ci siamo attrezzati, e spesse volte la politica, quindi quando si parla di piani industriali, nella gestione pubblica, perché c'è un ragionamento che si fa a monte, perché la politica non sempre riesce a capire che per tenere in attivo, per avere un ente, per dare la capacità ad un ente di essere in attivo, sia sotto l'aspetto della gestione, sotto l'aspetto degli investimenti, serve un piano industriale, la cosa più semplice. Nelle società questo si fa comunemente. E quindi noi abbiamo cercato di dare questo indirizzo in maniera molto semplice, però anche in maniera molto stringente, in maniera molto forte. È una comunicazione che noi abbiamo voluto dare a tutto il sistema libico. Ora, abbiamo anche predisposto un progetto di legge, qualcuno, il collega Ruffini ha riferito, nel 2009 ancora noi non l'abbiamo approvato, abbiamo approvato per quelle cose che dicevano prima coloro che mi hanno preceduto, compreso il senatore Cusi, evidentemente stava studiando, si stava cercando di capire anche come muoversi all'interno di questa realtà, non è semplice, perché quando il sistema salta non è semplice metterlo a posto e riportarlo nell'albero giusto, a meno di quello che concettualmente inizialmente aveva designato il legislatore. E quindi abbiamo presentato un progetto di legge che è formato da un articolo unico, ma guardate, noi ci siamo confrontati con i sindacati, ci siamo confrontati con le realtà sociali, e io devo dire con molta onestà e con molta franchezza abbiamo avuto l'assenso da parte di tutti, anche e soprattutto sulla filosofia di conduzione di questa riforma. Noi abbiamo detto, presentiamo un articolo unico che deve essere l'indirizzo momentaneo, ma la vera impalcatura della legge l'avremmo fatta successivamente, l'impianto della legge l'avremmo fatto successivamente sulla base di queste analisi, di queste considerazioni che oggi noi stiamo facendo. E che cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto un ato unico, in questo ato un'agenzia unica per poter, diciamo, riportare ad un unicum il concetto della, di una visione, diciamo, più equilibrata, più armonica della riforma. E su questo itinerario, su questo percorso noi come legislatori regionali ci stiamo muovendo, ci siamo confrontati, siamo andati in commissione, c'è un dibattito, ci siamo confrontati con le forze politiche, dico con molto senso di responsabilità, e giustamente diceva il collega Ruffini ed altri, noi ci siamo confrontati, cercando di capire anche come muoversi, perché in voto un'agenzia unica dove la regione intanto avesse la governance del sistema, proprio perché non è esploso il sistema, è imploso il sistema. E quindi questa governance unica significa avere una visione d'insieme univoca all'interno di questa realtà e di questo ginepraio di norme che ci hanno condotto anche a questo, ci hanno condotto a questo percorso, io direi, di carattere segnalamente negativo. E quindi abbiamo detto, andiamo avanti in questa direzione. Portiamo avanti la riforma in questa direzione dove le province sono dentro
questa governance legale ai comuni, ovviamente legale ai comuni, insieme ai comuni dialogare per fare questa riforma, per fare questa riforma. Ora noi abbiamo depositato dal 2009 una legge, che è una legge che riteniamo che sia fondamentale, che sia importante per avviare questo percorso, e mi auguro che il senso di responsabilità nel confronto tra le parti, e non nelle parole tra le parti, io dico del confronto sereno tra le parti, quindi di tutte le forze politiche, possa finalmente avviare questa riforma, che non sicuramente sarà risolutiva di tutti i problemi che ci sono e che noi viviamo quotidianamente, ma noi comunque siamo chiamati a dare un impulso alla soluzione dei problemi che comunque ci sono e sicuramente resteranno, perché nessuna riforma è perfetta, perché se le riforme fossero perfette, sì, conoscere la filosofia significa che non avrebbero bisogno di ulteriori interventi, di miglioramenti, di aggiornamenti. Quindi noi porteremo la settimana entrata, la prossima settimana, in discussione questo progetto di legge. Speriamo che sia qui in maniera definitiva, anche perché le scadenze ormai sono immediate, la scadenza ormai è immediata, e quindi cerchiamo di fare una riforma nel migliore dei modi a servizio dei cittadini. Certo, non è che con queste mie parole io possa concludere potrei concludere, diciamo, un po', affrontando anche tutto, diciamo, il concetto e la concezione di riforma su cui noi stiamo muovendo. Però io ritengo che fare altri passaggi significa ovviamente poi rischiare di annoiare l'assemblea, che cortesemente ancora ci sta ascoltando, quindi io vedo che comunque l'attenzione comincia a scemare. Mi dispiace di aver dovuto parlare per ultimo, di chiudere, ma con questo ragionamento noi non chiudiamo, quindi magari ci auguriamo che il Presidente del Cambio ci dia qualche altra opportunità, magari iniziando prima, per sviluppare meglio il tema. Ma soprattutto io credo che sia fondamentale, questa è una raccomandazione che io faccio a Gianfranco Tedeschi, magari che non c'erano tanti a parlare, ma che siano meno persone probabilmente, per entrare dentro l'anima del tema, del problema, che questo è veramente importante. È una grande riforma, che è una grande sfida che attende tutti noi, soprattutto i politici e gli amministratori locali, e qua io invito a lavorare insieme con maggiore senso di responsabilità e con maggiore certezza.